La nostra testata giornalistica si è occupata più volte della condizione in cui versa il centro storico della città di Potenza, sempre più bisognoso di attenzioni nonché di vie di accesso e facilitazioni nei collegamenti da e verso gli altri quartieri della città. Angela Blasi e Bianca Andretta e il consigliere Vincenzo Telesca hanno presentato a tal proposito una interrogazione urgente riguardante i lavori antistanti l'ingresso delle scale mobili in via Tammoni a Potenza. Attualmente, infatti, lungo il perimetro d'ingresso al ponte meccanizzato più lungo d'Europa, sussistono degli importanti lavori edili utili alla realizzazione di nuovi fabbricati, al punto che l'area prospiciente l'accesso alle scale mobili di via Tammone Santa Lucia risulta non più fruibile a mo' di parcheggio da parte di tutti coloro che intendono raggiungere il centro cittadino senza muoversi con le proprie auto. Il ponte meccanizzato è uno degli accessi più importanti verso il centro storico cittadino, poiché si congiunge a sua volta ad una delle aree periferiche più popolose della città, fungendo da viatico a due quartieri ampi come il rione Poggio Trengalli e la rinomata via del Gallitello. L'impiego dei mezzi pubblici e degli impianti meccanizzati dislocati nelle differenti aree della città, sostengono proprio i consiglieri comunali promotori dell'interrogazione, è da sempre uno slogan dell'attuale amministrazione. Tuttavia, ad oggi i fruitori sono costretti a parcheggiare in spazi non destinati alla sosta e in zone assai ristrette, poiché i medesimi lavori comporteranno un ridimensionamento degli spazi antistanti le scale mobili per una durata non inferiore a 3 o 4 anni. I consiglieri Blasi, Andretta e Telesca chiedono appunto al sindaco e all'attuale amministrazione quali possano essere le soluzioni da adottare per consentire un reale utilizzo delle scale mobili di via Tammone e porre fine allo stesso tempo al languire del centro storico, sempre più dislocato ed emarginato dal resto della città.